dato che il tempo corre e non ne manca così tanto all'inizio della prossima partita a quello che sarà il secondo match, ovvero il match che si disputerà tra gli Exceed e i No Fear Gaming. Exceed, che hanno a disposizione Sorius, Eider, Leafox e Shuffleverse, No Fear Gaming con nel loro roster Dead Monster, Matt, Davouf, iPrime e Mazzo. Questo è da un po' che lo diciamo, dai. È il big match, il match che dopo il mercato di riparazione non vedevamo l'ora di vedere. Sì, è decisamente quello che aspettavamo. E ecco qui intanto, tra l'altro, in grafica, esatto, ci fanno vedere dei dati. E abbiamo preso effettivamente dei dati solo del girone di ritorno di questi due team. Perché volevamo paragonare i veri No Fear, quelli che ci sono in questo momento, quindi con l'ingresso di Davouf, con gli Exceed. Se andiamo a vedere effettivamente le statistiche riguardanti il girone di ritorno, siamo lì. Ok, abbiamo sottolineato quanto i No Fear stessero facendo bene nel girone di ritorno, poi purtroppo per loro hanno avuto una brutta battuta d'arresto contro Webidoo, però dobbiamo effettivamente andare a vedere questa cosa. Se constatiamo i dati, ci sembrava uno strapotere No Fear in questo girone di ritorno, forse perché eravamo già abituati ad Exceed, però anche qui... Ancora una volta ci sono sempre davanti gli Exceed anche a statistiche. Gol fatti, siamo vicini, ma comunque sono a favore di Exceed. Gol subiti, sono comunque a favore di Exceed. Differenza reti, ovviamente, a favore di Exceed. Singole partite vinte, 18 per Exceed, 16 per No Fear. Solo 2 perse per Exceed, solo 5 perse per No Fear. Quindi attenzione, perché noi eravamo probabilmente stupiti da questo comeback dei No Fear. Speranzosi finalmente di vedere un degno avversario per questi Exceed, e probabilmente ci eravamo un po' sconcentrati, ok? Stavamo buttando l'occhio su No Fear, ma in realtà anche Exceed, tutto il giro di ritorno, sono comunque sia andati dritti, e le loro statistiche sono comunque migliori dei No Fear. Cioè, capisci che macchine da guerra. Sono veramente delle macchine da guerra. Guarda, in tutto un girone, 2 game sono pochi, eh? Sono veramente pochi. Sono veramente pochi. E... mamma mia. Poi, ritornando al match, è un po' che parlando di Exceed, questo girone di ritorno, abbiamo poche parole da dire riguardo il match in sé per sé, perché molto probabilmente sappiamo sempre come andrà a finire. Ecco, lato di interesse, forse questo è il match più interessante di Exceed da vedere effettivamente per noi, perché potremmo effettivamente constatare se realmente questi No Fear possono essere una minaccia per Exceed, se una volta giunti ai playoff gli Exceed avranno effettivamente dei rivali, e questo lo dico anche perché ultimamente abbiamo visto gli Webidoo crescere a dismisura, ok? Quindi loro già probabilmente hanno messo una firma per dire occhio Exceed, e noi non siamo più quelli di una volta, siamo cresciuti, ci siamo, ci vediamo ai playoff. Questa partita secondo me ci può far capire effettivamente quanto dislivello, e se c'è ancora dislivello, tra Exceed e No Fear, e quindi andare a capire se poi ai playoff vedremo una battaglia vera e propria o vedremo un team andare per la sua strada come in questo campionato. Quindi molto interessante. Allora, guarda, adesso si sta parlando di un altro match, ma siccome l'abbiamo citato, quali sono stati secondo te gli elementi che hanno segnato la battuta di arresto contro Webidoo? Perché se noi riguardassimo le statistiche togliendo quella partita lì, cambia tutto. Cambierebbe tutto. Lì hanno avuto veramente una batosta. E cos'è che di questi nuovi No Fear, che secondo te non ha funzionato, li sono stati sorpresi, Webidoo spettacolari? Dov'è che sono inciampati secondo te i No Fear? Secondo me sono stati veramente sorpresi, anche perché se non ricordo male all'andata, adesso sto andando velocemente anche a controllare, esatto, all'andata i No Fear Gaming, che non erano questi, ricordiamolo, erano veramente incostanti, non avevano da Davouf, continuavano a cambiare formazione, nonostante tutto questo avevano vinto a 3-2 contro dei Webidoo che per carità non avevano Mingo, ma erano sicuramente degli Webidoo più sul pezzo rispetto a No Fear. Eppure erano stati battuti da dei No Fear
totalmente diversi da quelli di oggi. Secondo me quello che hai detto tu è un po' vero, sono stati un po' presi alla sprovvista, non si aspettavano secondo me un livello così alto di Webidoo, anche perché ripeto, in questo decennio di ritorno, quando è entrato Mingo, i Webidoo non sono stati subito scintillanti, subito sul pezzo, hanno avuto difficoltà le prime due partite, tanto che se non ricordo male le hanno perse entrambe, poi da lì è iniziata la scalata, hanno iniziato a performare, hanno iniziato a trovare il loro gioco di squadra e secondo me Nofiar in quella partita sono arrivati con una mentalità diciamo diversa, pensavano di avere una partita, passami il termine, abbastanza facile, cosa che in realtà non si è rivelata tale per niente, anche perché tra l'altro ricordo in quella giornata, se non sbaglio, Gramma fu fenomenale e poi sì, da lì Gramma sì, ha iniziato a performare sempre al top anche le giornate dopo. Quindi secondo me la parola che ti ha preso di petto, mi ricordo, l'avevamo intervistato e ti ha detto non mi puoi dire che stasera perché lo avevo criticato sì, il match strepitoso prima, che non mi era piaciuto molto, e invece da lì devo dire che Gramma non ha più smesso di performare bene, ha incanalato un filone di partite, di singoli match in cui è stato effettivamente decisivo, e quindi Webidoo veramente in crescita. Nofiar scottati da quella sconfitta, tra l'altro, contro Webidoo, poi anche la serie successiva contro Cagliari la vincono, per carità, 3-1, ma faticano un po', nel senso, per tutti i game restano lì per pareggiarla, perderla, poi riescono a dilagare sul finale, magari nell'ultimo minuto di gara, perché magari la grande esperienza, la grande pressione che mettono in campo rispetto agli avversari crea un crollo negli avversari. Ma attenzione, perché hanno sofferto anche con il Cagliari per i primi match di per i primi minuti di ogni match. Quindi ho un po' rivisto il mio pensiero su questa sfida tra Exceed e Nofiar. Qualche giornata fa avrei pensato che Nofiar avrebbe sicuramente battuto Exceed. Ora non ne sono più così sicuro. Forse vedo ancora un pelo avanti Exceed, ma dato di fatto sono due team che se la possono tranquillamente giocare ad armi pari, quindi secondo me vedremo un match stratosferico. Dall'altra parte ricordiamo che Exceed gioca per un altro importante risultato dal punto di vista storico, ovvero in caso di vittoria, qualsiasi essa sia, Exceed andrebbero a fare il nuovo record di punteggio da quando l'Italian Rocket Championship è a 8 squadre. Ben detto, questa è la loro effettivamente voglia di voler vincere. Dall'altra parte ti aggiungo che Nofiar in questo momento, essendo 22 punti in terza posizione, ha un solo punto da Webidoo, interessa andare a vincere proprio per cercare di ottenere la seconda posizione. È vero anche che sarebbe solo statistico, perché ricordiamo che poi ai playoff seconda contro terza si scontrano, quindi non cambierebbe nulla sotto quel punto di vista. Andiamo quindi a vedere le prediction prima di passare la linea al caster desk. Attenzione. Sono curioso se qualcuno ha usato caster sì, sono curioso anch'io. Io sono stato in dubbio fino alla fine. Opala. Ah, tuoi gol in tuoi Thanatos Nofiar, mentre tutti gli altri ancora ribadiscono e pensano che Exceed siano avanti. Ci sta. E quindi andiamo a vederci quello che abbiamo descritto per tante giornate come il possibile big match. Passiamo alla linea a Nick e Kuma, che sono già lì caldi, li vedo a bordo campo. Andiamo quindi a giocare a Rocket League. Beati loro! Ladies and gentlemen, in diretta dallo Urban Central, la sfida che tutti stavate aspettando, i campioni dello scorso Italian Rocket Championship contro la Org, campione dello scorso Italian Rocket Championship Exceed contro Nofiar, con me, Nikarg, che adesso ci introduce a questa sfida. E nell'angolo arancione si schierano i Nofiar Gaming, nell'angolo blu gli Exceed, da una parte il record di vittorie, di punti, dall'altra la voglia di piazzarsi lì nel secondo gradino. Signore e signori, it's game time, la sfida fra giganti comincia adesso. Comincia da Woof a cercare Dead, cerca una triangolazione, Aider si intromette, ancora Aider, cerca il passaggio, fermato sul posto, deve rientrare Sorius, pressato dai Prime, la palla rimane buona per Dead che cerca di piazzare, Lee Fox dice no. Il primo
prima a fondo, quindi no fear. E adesso ci riprovano con Davouf. Aider, Davouf tiene il pallone, Sorius gliela sradica, ma c'è Dead. Sorius però ha letto bene il 50. Davouf allunga la sfida ancora per il compagno che cerca una triangolazione. Sta arrivando Davouf, prova a piazzarla. Il primo gol è no fear con Davouf e Dead che triangolano alla perfezione. 1-0. 1-2, terra, aria e poi il missile ad affondare, a incrociare sull'altro palo. Nulla da fare per la difesa Exit. Vantaggio no fear sull'asse Davouf Dead. Prova a rispondere Aider, in porta non c'è nessuno. Aider, rispondono subito gli Exit. Hai Prime che prova a tirarla su, la palla rimane però verso il basso, prova a seguirla in qualche modo ma non può murarla. Aider aveva già preso la mira, vede a sinistra, guarda a destra, non c'è nessuno a coprire la porta ed è 1-1, pareggio, ma occhio, Davouf! Non 2-1. C'è tempo per parlare, 2-1, neanche un minuto, già 3 gol, ma come sono partiti questi ragazzi? Un inizio veramente di fuoco, difese che traballano un pochino, ma con azioni di questo tipo, una difesa del genere può accompagnare solo, quindi... Aider! Neanche un minuto, già 4 gol, doppietta da Buff, doppietta Aider! Aider che segue questo pallone e batte Dead Monster sul tempo lanciandola ancora una volta su quello stesso identico palo, su quello stesso identico corner ed è 2-2. Di nuovo Kiko, vediamo se arriva subito un altro gol oppure ci sarà un po' di respiro. L'Ifox prova a partire, ai Prime la tocca, Davouf interviene, allontana dove c'è proprio ai Prime che allunga questa sfera verso il corner. Eliminato dal campo da Buff da parte di un grandissimo e aggressivo Sorius. Poi Sorius, ancora lui, lascia lì per l'Ifox che prova a intervenire. Sorius la mette dentro, il ritardo per i compagni, allora Dead, riparte lui, l'Ifox allontana senza fronzoli. Poi ancora l'Ifox, prende in controtempo ai Prime, per fortuna lo copre Dead Monster. Parte Dead, fino in fondo Dead, Sorius quasi a mettere in difficoltà Aider che però riesce a salvare, poi dritto in porta il tiro di Davouf con Sorius che controlla. Va anche a saltare in testa Dead che adesso cerca un redirect anticipato dall'Ifox che legge benissimo. L'Ifox che veramente ha fatto un intervento provvidenziale in quanto Dead stava pescando anche un angolo giusto da dietro la porta addirittura. Adesso palla dentro. L'Ifox prova a controllarla, lascia lì per Sorius, Dead la spizza, rimane lì per Aider, sempre zona pericolosa degli Exceed, che la tengono lì, Davouf deve allontanare ma dove c'è Sorius, tiene alta la pressione adesso gli Exceed, arriva l'Ifox, traversa bassa l'Ifox, la palla non entra, allontanata da Dead Monster, sembrava già gol. Sofferenza pura, quella palla è rimasta lì sulla linea. C'è stato anche il primo whiff, lì ho visto proprio l'indecisione generale, ma poi alla fine Dead in un momento di lucidità riesce a infilarsi nel ormai celebre dentro porta per tirare di scavettino fuori quella palla. Adesso ripartono ancora gli Exceed, Dead Monster li ferma lì, può andare in uno contro uno, invece cerca l'assist per Davouf che li salta, cerca di andare fino in fondo, Aider lo copre, dice no ma c'è Dead ancora che allunga questa sfera dove c'è Sorius che la controlla. Il ghiaccio nelle vene per Sorius che vince anche il 50 con iPrime, non quello con Davouf, che però trova sulla sua strada l'Ifox che allontana. Dead Monster a cercare la porta, Sorius ha coperto, una sfida scacchistica tra queste due squadre. L'Ifox allontana l'ennesimo pallone, prova Aider a cercare direttamente la porta, una botta senza precedenti. Dead Monster però si fa trovare pronto, si stacca l'Ifox senza busta, iPrime lo ferma sul posto, niente da fare però, l'Ifox la ferma lì la palla, allora Dead Monster deve fare gli straordinari. Da Buff palla dentro iPrime, palla che pincia con Aider, l'Ifox infatti non riesce a controllarla, allora da Buff la riesce a mettere in mezzo. L'Ifox però ha difeso bene quella back, poi la palla però rimane lì per Dead Monster, fermato da Sorius che esce con i tempi giusti. iPrime la sfida con l'Ifox che la vince. Palla che avendo un pochino di difficoltà iPrime in questo match, soprattutto anche nel primo tocco,
a cercare di costruirsi la sua tipica giocata meccanica. Speriamo di vederlo crescere nel corso della serie. E qui adesso Sorius prova a sfidarlo proprio in uno contro uno. La palla rimane lì da Fuf, deve anticipare l'Ifox. Questione di centimetri, poi Hyder prova ad andarsene da solo. Perde il 50, ma sta arrivando Sorius. Da Wolf gli risponde per le rime. Allora l'Ifox cerca un'altra palla pericolosa che ai Prime deve allontanare dove c'è da Wolf. Anticipato da Hyder che cerca Sorius. Diretto in porta a Sorius! Il 3-2 Exceed a 37 secondi dalla fine. Ma ahimè, qua devo ancora tirare una bacchettatina dai Prime, che poteva, e anzi secondo me stava cercando un clear migliore. Gli finisce il pallone verso il centro e Hyder, non so da dove, si inventa un passaggio fantastico defilando la palla verso destra. E Sorius, altrettanto fantastico il suo tiro. Top corner pieno e gol pesantissimo, 3-2 Exceed. Vengono ancora adesso gli Exceed, riescono a uscire in qualche modo in off air. La Wolf cerca una palla dentro, si è sganciata ai Prime, cerca di andare fino in fondo. Sorius ha letto bene. La Wolf su quel corner lascia Dead Monster che cerca direttamente lo specchio della porta, trova solo la traversa bassa. Poi Hyder non riesce a uscire, 7 secondi. La Wolf palla dentro, niente da fare. 4 secondi, Dead Monster la deve alzare, non riesce ad allontanarla e allora finisce qui. Gara 1 con gli Exceed che se la portano a casa. 3-2, combattutissima. Ma che match, è stato... abbiamo visto un concentrarsi di gol nel primo minuto, poi serie di scambi, di schiaffi, alla fine è arrivato questo gol decisivo con un'invenzione di Hyder che è tipo quasi un passaggio di tacco di Noluk verso Sorius. Sembrava e... proprio sì, stile regia spagnolo, proprio... un assist man, aveva lo spirito di Xavi e Iniesta dentro, non lo so, qualcosa del genere per tirar fuori una roba di quel tipo. Pazzesco. E ragazzi, alla fine la spuntano gli Exceed. Suona anche strano dire la spuntano gli Exceed, però abbiamo visto dei tratti di gioco dove veramente questi Nofiari sono fatti valere molto. Vorrei vedere in crescita principalmente ai Prime, perché l'ho visto faticare più che altro nella qualità dei suoi tocchi. Un pochino, secondo me, ha accusato questo ritmo molto molto intenso. Dall'altra parte gli Exceed, nulla da imputare loro. Magari adesso staranno un pelo più attenti, ma mi aspetto anche che il ritmo si alzi molto in questi match a seguire. Ebbene, allora... si comincia. Gara 2, game time, caro Kuma, let's go! Dateci altre emozioni. Subito Hyder sulla sfera, a boost per andare a controllarla. Cerca di andare fino in fondo, lo ferma da Wolf. Poi cerca anche di ripartire. Sorius si ritrova in una posizione un po' scomoda, deve allontanare questo pallone. Dead Monster cerca verso la porta, Hyder lo ferma sul posto. Poi si sgancia Hyder, salta il primo, non salta il secondo che è da Wolf, che cerca un double touch per mandare fuori giri l'Ifox, che invece gli porta via il pallone e cerca di andare fino in fondo l'Ifox. La palla rimane in zona pericolosa. Sorius cerca lo scavetto, poi la lascia lì per Hyder, salvata da Dead. Poi ai Prime che cerca di intervenire, l'Ifox ha letto tutto bene. Poi da Wolf, cercato proprio da Dead, la palla che spiove in zona pericolosa. L'Ifox praticamente ha saltato sul posto e è riuscito a intervenire. Poi Dead Monster cercava un tocco ad anticipare l'avversario. Se ne sono accorti gli Exceed, allora Hyder cerca di costruire qualcosa. Non c'è nessun compagno però a dargli manforte, arriva solo adesso l'Ifox, poi Sorius. Eccolo Sorius che salta ai Prime con un gran tocco. Sorius, la palla rimane in zona pericolosa, Hyder la salva Dead sulla linea di porta. Poi da Wolf, se ne va via sull'Ifox. Gol sbagliato, gol subito da Wolf. Counter esemplare qui, rocciosità in difesa. Buono il 50 sulla linea, la difesa di Dead, il contropiede di Davouf, il first touch, il controllo, il flick a saltare l'avversario. Poi alla fine vengono premiati da un open net, ma il merito del gol nasce molto prima. 1-0, No Fear Gaming. Adesso continuano a spingere con Dead Monster che si stacca dalla side e poi dal ceiling. Cerca di andare da solo, fermato da Hyder. Allora Sorius... riparte lui, controlla, salta ai Prime che però con un colpo di Reni riesce a partire bene e lo ferma. Allora Sorius che non ci sta, vuole riprovarci,
Eccolo che se la porta via. Dead Monster lo affronta, lo ferma, ma c'è Hyder. Ne fermi uno, ce n'è subito un altro. Eccolo Hyder che ha saltato ai Prime. Poi cerca il bump su da Wolf. E poi Sorius. Ma la giocata di Hyder. La giocata di Hyder. Fantascienza. Hyder, solo play. Parte. Parte dall'alto, resetta, decide di scendere, cambia, un saliscendi totale, va sul placcaggio sulla linea, veramente si inventa di tutto e di più in uno spazio creativo di un altro mondo Hyder in questa serie. 1-1, il gol è di Sorius, ma ragazzi l'invenzione di Hyder continua, match dopo match, inventiva, scusate. Intanto c'è un po' di pressione in Ophir. Con gli Exceed costretti a difendersi. Palla che però non esce da quella metà campo. Allora da Buff cerca una palla sulla back veloce. Leafox non ci arriva. Ci arriva allora Sorius. Poi Leafox. Stavolta non si fa superare. Ai Prime si è sganciato. Cerca un tocco in mezzo. Si intromette Hyder. Da Buff la rimette lì. Da Buff a sfidare tutti. Un tocco non troppo convinto. Allora Leafox per Hyder che cerca dall'altra parte Sorius. E si stacca dalla side e cerca la back. Ai Prime allontana. Dead Monster si intromette. La palla che può diventare pericolosa perché sta arrivando da Wolf, ma niente da fare. Hyder di nuovo con i tempi giusti legge tutte queste palle, si intromette e non le fa diventare effettivamente pericolose. Sorius cerca di creare qualcosa. Intanto ci sono in sottofondo un sacco di demo. Si inizia a intravedere un po' di gioco fisico, Nick. Esatto, si sta vedendo adesso il tocco della regia di Michael Bay e ce l'aspettavamo un pochino l'aumento della fisicità per cercare di scardinare quanto più possibile i buonissimi posizionamenti dei giocatori dei due team. Adesso Dead Monster è uscito bene da questa palla, poi cerca direttamente la porta! Non me l'aspettavo, non se l'aspettavano gli Exceed, il controsorpasso 2-1 Dead Monster! Fulmina a ciel sereno questo tiro di Dead che con il primo tocco prova ad apparecchiarsi, infatti utilizza la sidewall per poter guadagnare subito contatto col terreno e prepararsi il tiro a seguire. Appena buttato un'occhiata a Leafox e l'ha visto girato, ha capito di poter pressare da quel versante e non solo va a pressare ma addirittura tenta il tiro di prima intenzione e becca impreparata la difesa degli Exceed. Vantaggio no Fear Gaming 2-1 Dead Monster. Adesso provano a uscire gli Exceed con una reazione, ma li fermano lì i giocatori di No Fear che adesso attaccano con Dead Monster che cerca un pass da Buff però saltato dall'uscita di Leafox e Hyder. Vediamo cosa crea Leafox. Cerca una palla morbida verso la porta. I Prime la deve allontanare, ma dove c'è Hyder? E la alza, si è alzato Sorius. I due sappiamo come possono duettare. Sorius ha cercato un pallone dentro. Dead l'ha letto e allontanato. Poi va a pressare anche Leafox. Palla che non riesce ad essere allontanata. Hyder cerca direttamente la palla verso la porta, ci arriva in qualche modo da Wolf. Poi arriva arriva Leafox che cercava la palla in porta, poi cerca anche un assist Sorius. Non riesce ad arrivare sul pallone. Allora Hyder cerca l'angolino e Prime gli dice di no. Poi deve staccarsi da Wolf. Dead Monster era senza boost, adesso l'ha recuperato, cerca un pallone dentro dove non c'è nessuno. Allora Hyder allarga questa palla e cerca un doppio tocco. Da Wolf deve allontanare. Adesso un po' in difficoltà in Ophir con gli Exceed che hanno alzato i giri del pressing. Eccolo qui Sorius, poi Leafox. Hyder si può sganciare, cerca di giocarsela da solo col ceiling. Hyder, Sorius, che parata ha fatto Dead. Poi Leafox, la Wolf allontana. 2 secondi e Prime cerca di andare fino in fondo, la lascia cadere. I No Fear se la portano a casa col brivido. Questi Exceed, questi No Fear, ma che squadre, che squadre. Che spettacolo di serie, che chiusura. È partito tutto da un arrembaggio degli Exceed. Diciamo che principalmente l'ho visti quando in difesa c'era i Prime sul versante di sinistra dietro che ha esitato un po' ad uscire e accanto a lui c'è da Wolf che è stato costretto a mettere la palla sopra la traversa. Da lì gli Exceed hanno capito di poter sfruttare questo momento e hanno spinto veramente tanto negli ultimi secondi creando queste 2-3 occasioni veramente golose, ma prima Dead, poi da Wolf riescono a respingere lungo la linea di porta, ma difensivamente molto rocciosi durante tutto il match. Le 8 parate complessive dicono tutto e No Fear hanno trovato un pelo di luce in questa gara 2.
Bisognerà vedere se riusciranno a mantenere questa marcia e se riusciranno a essere i guastafeste del record degli Exceed. Sì, vogliono rovinargli la festa fin qui. Se le stanno dando di santa ragione, se le stanno battagliando, era quello che volevamo vedere, era quello che abbiamo aspettato per tutte queste settimane. Non me ne vogliono l'Exceed, io voglio una gara 5. Ah, guarda, mi trovi d'accordo su questo, ce ne siamo già fatta una prima, ma va benissimo anche bissare in questa situazione ai fini dello spettacolo. Signore e signori, it's game time, gara 3 comincia adesso. Subito ad aggredire il pallone Haider, che poi lascia l'Efox, si stacca dal corner l'Efox, Haider è stato demolito. E ho visto Haider ha lanciato a enorme velocità, poi ho visto esplodere lui. Questa me la dovrò rivedere in replay perché mi è sembrata un po' strana. Cercheremo di capire che cosa è successo sulla demo subita da Haider. Mentre adesso l'Efox mette dentro un pallone che Dead allontana. Attenzione perché Haider era un tantino veresteso. Infatti qui è difficile l'intervento, che non era infatti riuscito. Sorius ci ha messo una pezza. Poi Haider il redirect con Dead che deve fare gli straordinari e tornare in fretta e furia. Poi da Woof e Haider sulla stessa palla. Alla meglio questa volta da Woof, che cerca il bump sull'Ipox che però non si fa colpire. Poi ai Prime, la palla dentro, non la tocca nessuno. Da Woof però ferma l'uscita di Sorius. Allora l'Ipox la sparacchia dove c'è Haider, che riesce a giocarsela con il ceiling. Da Woof la controlla, gliela porta via. Che qualità in questa partita da una parte e dall'altra. Ai Prime messo in mezzo al sandwich, schiacciato, demolito. Da Woof prova ad andare fino in fondo, lo ferma l'Ipox. Haider a contrasto con i Prime, palla che rimane lì, ancora i Prime, cerca un tiro troppo centrale. Peccato, peccato, l'occasione era molto buona, non è partito né forte né preciso questo tiro ed è un peccato perché prima abbiamo visto anche nel corso della serie i Prime avere buone idee ma difficoltà a indirizzare bene i tocchi e a dar loro la giusta qualità e forza. Vedremo se riusciremo a vedere il vero i Prime. Da Woof, finta di corpo, un po' in difficoltà i Prime, poi Dead ci mette una pezza. Arriva da Woof da lontano, attenzione perché è partito Dead e la porta è aperta. Dead Monster cerca di costruire qualcosa, Haider lo ha letto e lo ha fermato. Poi l'Efox, allontana dove però c'è Dead Monster. L'Efox si immola con la carrozzeria per salvare questo tiro. Poi Haider riparte da solo. Da Woof a ripartire lui sulla back. Cerca di costruire, sfida l'Efox, lo vede, lo punta. Poi Dead Monster. Da Woof a cercare dentro, la palla per iPrime che controlla iPrime, prova ad andare fino in fondo iPrime verso il corner. Haider, glaciale, gli porta via il pallone, poi riparte. Haider vuole punire, Haider! Ma cosa ha fatto Sorius in aiuto? Gliel'ha ricambiato il favore. Haider riprende quel pallone. Wow. E poi appena vede il suo avversario di fronte fin troppo vicino dice: posso guadagnare spazio scavalcandolo. Ma Sorius questo non solo l'aveva già capito, ma aveva in mente una missione di eliminazione. Demolizione diretta ed è 1-0 Exceed. Aiming like a wrecking ball per Sorius che apre la strada ad Haider. Adesso ancora non ci stanno gli Exceed, vogliono raddoppiare. Dead deve inserirsi in questa traccia. Poi Haider cerca la palla dentro, allontanata. Da Woof vince il 50, Sorius deve rientrare in fretta e furia. Da Woof cerca il pass per Dead, Sorius! Era un 2 contro 1, Sorius li ha battuti entrambi. Situazione critica per Sorius, quelle a cui dici insomma buona fortuna al tuo compagno quando è in inferiorità numerica. Ma a Sorius questo non interessa. Che shot di Da Woof, che parata di Haider. Adesso ancora però prestano in off-ear. Da Woof non trova il contatto col pallone. Haider prova a ripartire ma non ha più boost. Dead cerca di cambiare lato del campo. L'Efox ancora Dead. Se ne va Dead. Da Woof a contrasto con Sorius. È tornato adesso Dead e controlla dal suo corner. Cerca di saltare l'Efox che però si intromette bene. Ai Prime salva la porta. Haider lascia staccare questo pallone. Poi Dead cerca il long shot. Sorius deve tornare con i tempi giusti. Ai Prime vince la sfida con Haider. Poi la palla rimbalza lì dove c'è l'Efox, un po' in difficoltà perché non ha nessun compagno con cui giocarsela, deve andare da solo. Poi Dead Monster, il tocco dentro da Woof. Sorius li salta in testa, però ai Prime spinge lungo questa palla l'Efox. Copre bene.
Poi il tocco dentro di Davuf, palla che accarezza la traversa, ma non va verso lo specchio. Ai Prime, lì Fox lo sfida, lo affronta, lo salta. Allontana questa palla da Davuf, sempre sul filo dell'equilibrio, siamo solo 1-0. Adesso ogni piccola sbavatura può essere decisiva. Sorius vuole andare fino in fondo. Eh sì, ci siamo, mancano 30 secondi. Una delle due squadre si prenderà il vantaggio. Fin qui sono gli exit. Davuf però cerca di andare fino in fondo. Lì Fox lo ferma. È arrivato Dead. La palla che va verso la porta. Davuf cerca di dare fastidio ai Prime. Il tocco morbido. Aider gliela toglie. Poi sta arrivando anche Dead Monster. Ancora pressato da Aider. Lì Fox senza boost. Deve cercare di allontanare. Non ce la fa. Palla verso lo specchio. Arriva Davuf. Allontanata da Sorius. 9 secondi. Dead a vuoto. La Wuff in qualche modo cerca di saltare Aider, 4 secondi, arriva Sorius per tenerla lì, un secondo, cercano di alzarla i giocatori di Nofear. Lì Fox la rimette in mezzo, la palla non è ancora caduta, Aider cerca in qualche modo di farla cadere disperatamente, ancora però i Nofear la tengono viva. Palla che spiove verso la porta, ancora Dead senza farla cadere, Aider, High Prime cerca di costruire qualcosa, niente da fare. Gli Exceed si portano sul 2-1 dopo un'infiammata gara 3. GG, possiamo dire che il conto di gol è inversamente proporzionale all'intensità del match. Minimo scarto un 1-0, ma un match da sudore da qui fino alla fine dei 5 minuti più extend time vari. Lo dicono le cifre, 10 parate Exceed, è raro vedere gli Exceed dover assorbire così tanti colpi. Questo ci fa comunque capire l'intensità di questa serie. È davvero, Aider è stato costretto a fare gli straordinari alla fine, ha fatto un doppio shutdown prima su High Prime, poi su, se non sbaglio, da Wuff, non vorrei dire una castroneria, ma poi, comunque un doppio intervento. Sorius, 2-1, mamma mia. Sì, dire che gli Exceed hanno vinto un match grazie alla difesa è anche qui è un discorso inedito. Sì. Ci stanno dando nuovi spunti di discussione per quando si tratta di Exceed, è una cosa che mi fa scendere la lacrimuccia. Peccato sia già finita la stagione, ma in vista di è comunque abbastanza interessante queste possibili dinamiche che si potranno vedere eventualmente nella fase a eliminazione diretta. Ci stanno dando un bel antipasto, sì, un bel assaggino di ciò che accadrà. Ma gara 4 è appena cominciata e gustiamoci anche questa. It's game time. It's game time. Gli Exceed per il record di punti, i Nofear per trascinare ancora di più questa serie un po' ancora a lungo. Dead Monster, Lee Fox. Contrasto con High Prime. Aider allunga per Sorius. Eccolo Sorius. Costruisce Sorius. Dead Monster non va per il sottile. O palla o gamba. Eccolo qua Dead Monster. Sorius gli restituisce il favore. Poi High Prime. Pressato ancora da Sorius che ha iniziato aggressivissimo questa gara 4. Poi Aider cerca un bump che non trova. Ma rimane alta la pressione degli Exceed. I Nofear che non riescono a uscire dalla loro metà campo in questo momento. Sorius. Palla verso la porta, i Prime allontana. Dead Monster controlla sulla side. Ma ancora lì Fox a mettere pressione. Ai Prime riesce a saltarne due, non Sorius però. Da Wuff. Senza boost. Lì Fox a cercare dentro Aider che trova però ai Prime sulla traiettoria di porta. Sorius a cercare lo specchio. Dead Monster riparte lui. Aider lo ferma sul posto. Non sono ancora usciti dalla metà campo, Nick. Per ora sì, stiamo vedendo una full pressure, diciamo un dominio a zona. E questi Nofear adesso avranno da subire un pochetto prima di trovare un altro po' di ossigeno per costruire. Incredibile, non stanno uscendo dalla metà campo, pazzesco. Dominio pazzesco. Territoriale totale. Pazzesco inizio di gara di questi Exceed che hanno deciso di cambiare marcia. Adesso Davuf dà un po' di respiro ai suoi. Palla dentro, arriva i Prime diretto verso lo specchio. È la prima volta che sono usciti. Sono riusciti a colpire duro 1-0 Nofear. Ed eccoci qua, arriva il gol del vantaggio sulla prima uscita utile. Tutta la fascia destra bruciata da Davuf che va a pressare
un controllo non fantastico per poi andare a catena su un clear non bellissimo di Lee Fox a raccogliere il pallone. C'è i Prime che prende la mira, questa volta il tocco è sublime, la potenza altrettanto, ed è 1-0. Come spesso accade, qui intanto Hyder che cerca il double touch dead monster, gli ha letto la traiettoria. Lee Fox non finisce la pressione degli Exceed. Hyder in mezzo, da Wolf lo ferma. Poi Sorius cerca la palla per Lee Fox. Niente da fare, ma si rimane lì. Adesso un po' di respiro, come dicevo Nick, come spesso capita, fai tanta pressione, li chiudi lì, poi è la prima occasione in cui gli lasci spazio e ti puniscono. Il fatto è anche quello, l'esecuzione del contropiede, diciamo il modo in cui fai la transizione, la velocità con cui l'esegui, che rischi anche di indurre all'errore l'avversario. Anche lì il clear di Lee Fox, bisognerà vedere a monte il suo posizionamento, da cosa è nato quel tocco debole verso il centro, ed è tutto lì, è tutto lì, il modo con cui bruci il campo tagliando da parte a parte, e da lì sfruttare l'errore che si va a creare. Adesso siamo arrivati a 2 minuti da giocare con questa partita ancora in semi-equilibrio, perché c'è un solo gol a dividere le due squadre. Hyder prova a ripartire, adesso prova ad alzare la pressione in Ophir. Lee Fox non riesce ad andare sul pallone, che da Wolf tocca per iPrime, cerca lo specchio iPrime e Lee Fox gli dice no. Ma arriva Dead a ribadire questa palla sulla becca, allontanata da Sorius. iPrime a cercare un pallone dentro che Hyder intercetta, c'è Lee Fox che stava lurcando sulla becca avversaria. Palla che rimane lì, Dead Monster anticipa Lee Fox, da Wolf a pressare, ma Sorius esce con una classe che lo contraddistingue sempre. Poi cerca andare anche a cercare il dunk su iPrime, per poco non ce la faceva. Sì, aveva trasformato, diciamo, la sua esigenza, perché in quel drag gli era un pochino sfuggito il pallone e l'ha vista comunque come un'occasione di poter murare un eventuale contrasto, e quindi si è subito adattato. Attenzione, oh, rule number one fra Sorius e Dead. Rule number one tra Sorius e Dead, adesso è un 2v2. iPrime, Lee Fox contro Hyder, oh, e da Wolf, ma Lee Fox, oh, lo chiude subito con la palla alta. E poi Nick, la temo. Esattamente, qui una classica giocata da Once. Appena Lee Fox col primo tocco ha visto alla sua destra e alla sua sinistra avversario e compagno, ha detto ok, ho lo spazio per giocarmi questo 1v1, ed esegue perfettamente l'air dribble bump, anzi l'air dribble demo in questo caso, ed è 1-1 ancora una volta. Equilibrio, 40 secondi, ma adesso attaccano gli Exceed che vogliono chiuderla qui. Dead Monster esce con eleganza, poi fermato da Lee Fox, però c'è iPrime, tocca dritto per dritto. Sorius per Hyder che cerca lo specchio, da Wolf si alzano Dead e Sorius. Guarda che rimane dove c'è da Wolf, che cercherà un double touch per metterla in mezzo, non lo trova, sta arrivando iPrime, tocco morbido, Hyder non si fa saltare, ancora Lee Fox ad allontanare, arriva da Wolf, palla che spiove verso la becca, Hyder allontana. Dead Monster cerca di intervenire, non ce la fa. iPrime a cercare la porta, il bump quasi subito da Lee Fox. Niente da fare però, esce Sorius, attacca da Wolf, un secondo, la palla rimane lì. iPrime non cerca una demo, ma sarà overtime. Ancora una volta, abbiamo già detto overtime in questa serie, perché mi sembra, insomma, no, una sensazione no, di déjà vu. Adesso vediamo se attaccano subito gli Exceed. Hanno provato, in qualche modo allontanato Dead Monster. Poi iPrime vince il primo 50, si scontra quasi col compagno iPrime, poi lascia lì la sfera e viene gestita da Davuf sulla sua back, cerca un pinch, lo trova, crea spazio per i suoi, ma Sorius è intelligente e la gestisce. Poi Dead Monster la lascia rimbalzare per ripartire, Lee Fox va a mettergli pressione, palla che finisce nel corner dove c'è Sorius e se ne va. Dove c'è Dead, lo affronta. Dead la fa rimbalzare dall'altra parte del campo, dove interviene da Wolf. Poi Lee Fox. iPrime e Lee Fox a contrasto. Interviene Dead, poi Lee Fox. Esce Sorius tra i due. Da Wolf deve allontanare per evitare pericoli. Lee Fox. Classe. Per saltare da Wolf. Poi Dead Monster. Palla che spiove dove c'è Sorius. Un minuto già di overtime. iPrime. Palla in mezzo, cerca un tocco dentro da Wolf, poi va anche a cercare una demo su Lee Fox. Vediamo come la gestiscono Hyder e Sorius senza il loro terzo uomo.
La Buffa cercare un nuovo pass. Sta arrivando Dead Monster in ritardo, allora Sorius lo danca. Prova ad andare fino in fondo Sorius anche senza boost. Ai Prime ne esce contro Sorius, ne esce contro Hyder, non contro Lifox però. Lifox però costretto in questo caso a vedersi allontanare il pallone, occhio al contropiede. Questo inizio di overtime che mi ricorda un pochino l'inizio dei tempi regolamentari ma a parti invertite. Eh sì, c'era tanta pressione da parte dei Nofear che poi adesso si sono ritrovati a difendere. Ai Prime anticipa Sorius che poi va a togliergli via il pallone. Ai Prime però continua a lottare in mezzo a due. Poi Dead, la palla che rimbalza sempre Sorius anche senza boost. Dove però c'è da Buff, anticipato da Lifox. Attenzione a Sorius perché ha la porta libera. Sorius, Dead Monster che rientro per evitare il gol. Attenzione però a Lifox che può andare verso la porta. La palla rimane in zona pericolosa, traversa e si salvano i Nofear. Ecco, qui però invece non c'è stato il contropiede, un tiro, un gol in questo caso. I Nofear tengono botta e vedremo se sarà cosa per loro di portare la serie in gara 5. Ma occhio, backboard. Palla rimane lì ai Prime, anticipa gli avversari. Poi prova anche a ripartire. Lee Fox interviene, gli ruba il boost. Poi da Buff, ancora Lee Fox che è ovunque. Poi Sorius la spara via, la lascia poi lì a Lee Fox. Cerca un tocco sulla becca. Ai Prime a vuoto! E da Buff! Deve compiere un super intervento per metterci una pezza. Però attenzione perché non è finita la traversa di Hyder. Allora Sorius. Sorius vuole andare fino in fondo. Palla che spiove. Demolito da Buff. Allora Lifox può andare a cercare lo specchio della porta. Dead, il doppio tocco. Cerca di costruire qualcosa. Si intromette Hyder. Alta intensità, adesso demolito Sorius, ma Lifox cerca direttamente la botta in porta e Prime gli dice di no. Arriva Hyder, il contrasto, la palla finisce dove c'è Sorius che cerca ancora il compagno e lascia Sorius che cerca la porta. Dead Monster quasi senza boost, riesce ad arrivarci. Poi riparte. 3 minuti e mezzo, Dead Monster ne salta uno, ne salta due, no, perché Lifox lo ferma lì. Lifox non si può saltare, al massimo ti ci giochi il 50, la palla si allontana, ma non lo salti, solidissimo. Che giocatore, anzi che giocatori che stiamo vedendo. Qui ancora una volta Lifox a salvare tutto per i suoi. Poi ai Prime, l'allontana in qualche modo Sorius. La palla rimane lì, da Buff! Da Buff! Sfrutta il tempo, sfrutta lo spazio. 1-2! E i Nofear la portano dove volevamo, a gara 5. Proprio lì si deciderà tutto nell'ultimo match. Il tocco di Dead che manda in crisi Sorius e Lifox, uno da una parte e uno dall'altra, si scontrano e proprio in questo preciso momento arriva da Wolf. Vedremo tutto decidersi in gara 5. Il record da una parte, il sorpasso i danni dei Webidoo dall'altra. Chi riuscirà a prendersi l'obiettivo principale? E era quello che volevamo, non quello che ci aspettavamo, sì. Forse, perché comunque anche nelle prediction eravamo un po' spostati verso gli Exceed, però era quello che volevamo. Io non so tu, Nick, e questo è il livello di quello che ci aspetta ai playoff, perché poi abbiamo queste due squadre, abbiamo Webidoo, abbiamo Esport Empire. Questo è il livello che ci aspetta ai playoff. Quest'ultima giornata sa un po' di antipasto. Quindi, ragazzi, se questo è l'antipasto, questi playoff non ci deluderanno per niente. Se questo è l'antipasto, guarda, io spero che il dessert arrivi il più tardi possibile, perché sarà una cena che mi voglio gustare dall'inizio alla fine, dal primo crodino fino all'ultimo spaghettino. E insomma. Ce le avevano promesse, se le stanno dando. Esatto. Ogni portata in ordine, ogni portata di qualità, e anche qui, in questo secondo match, in questa seconda gara 5 della serata, vedremo chi ne uscirà vincitore. Agli Exceed, insomma, basterebbe anche un punto per il record di punti, ma perderebbero quello dell'imbattibilità e sappiamo che non lo vogliono mollare. Mentre i Nofear vogliono quella seconda piazza, perché questi Webidoo sono fantastici e davvero pericolosi. It's game 5, caro Kuma! Si parte subito con i Prime che cerca di diventare pericoloso. Dead Monster si sgancia, vuole diventare una spina del fianco anche lui. Palla che va dall'altra parte con i Prime che cerca da Buff, cerca di piazzarla da Buff! Subito sull'assist di Prime 1-0.
Così come era finita gara 1, comincia... Sì, gara 1, scusate, sono un po' fuso anch'io. Gara 4, così comincia gara 5. Sorius, un po' passivo in quel corner, pensava di aver più tempo, ma i Prime si mangia quel pallone. Serve un assist delizioso da Wuff che incrocia il tiro. Bottom corner, 1-0. No Fear Gaming. Non vogliono essere spettatori di questo record di No Fear Gaming. E allora i Prime cerca una finta, un mind game sull'Hippo, cerca di saltarlo. I Prime fino in fondo, i Prime! Con lo scavetto, ai Prime! Il giocatore toscano ritorna qui, ottimo il controllo. Non flicca, ma gli basta un salto doppio per bruciare l'Ifox, che ogni tanto si mostra umano e saltabile anche lui. Viene scavalcato sul primo palo, non c'è nessuno a coprire. Raddoppio, No Fear Gaming. Adesso però non devono mollare gli Exceed, infatti continuano a spingere con l'Ifox! No! Dove l'ha messa? Non è vero l'Ifox, non è vero, non è vero! La volpe del deserto si setappa un ottimo double sfruttando una rotazione non perfettissima di Dead, che ha provato a chiudere il suo movimento ma è troppo largo e l'Ifox già si era setappato il rimbalzo. Ma occhio Dead sul kickoff! 3-1 No Fear! Rispondono subito col kick of goal e quindi gli spezza l'urlo in gola qui Dead all'Ifox. Si torna sui due gol di scarto, 1-3. A livello di ritmo di gol sembra di vedere appunto l'inizio di gara 1 con 4 gol entro il primo minuto, secondo in più, secondo in meno, e non potevamo chiedere di più per questa chiusura di serie. Stanno dando il massimo entrambe le squadre. Adesso Dead Monster, l'Ifox la fa rimbalzare in zona pericolosa. Ai Prime. Adesso l'Ifox ancora a pressare, ancora a mettere pressione su tutti. Poi sta arrivando Hyder, anticipato da Dead Monster, sai che sa quanto è pericoloso. Ai Prime prova a ripartire, cerca la palla dentro, fermato sempre dal solito l'Ifox. Però arriva Dead Monster a dargli manforte, la lascia passare. Sorius ha letto tutto. Ai Prime in difesa da solo, deve solo allontanarla perché non ha boost. La Wuff viene demolito dal campo. Ai Prime non va su quel pallone e ci va ora dopo il tocco di Hyder. Ecco l'Ai Prime, cerca di costruire qualcosa, pressato e fermato. Lascia lì il pallone da Wuff, palla sulla back toccata da Hyder. Dead Monster e Ai Prime si preparano a difendere. Eccoli che arrivano, ma Hyder vince il primo 50. Deve intervenire da Wuff per anticipare l'Ifox. Poi la chiusura del triangolo, Sorius si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Gran save. Ancora grande pressione lato No Fear Gaming, che vogliono spingere nettamente. Ma occhio, seguiamo questa solo play di Hyder. Nulla, shutdown di Ai Prime. Ragazzi, che ritmi. Mamma mia, stanno provando di tutto. Adesso Dead prova a mettere pressione all'Ifox, che però lo ferma. Attenzione perché sta arrivando da Wuff, che salta Hyder. Aspettato il momento giusto da Wuff. Aspettato quella sfera e poi l'ha trasformata in oro. 4-1. Classico tocco sotto più follow up e tiro di potenza nella parte bassa della sfera. Subito, subito lì bruci quasi qualsiasi difensore che ti parte al challenge se abbastanza lontano. E adesso arriva una doppia demo, anzi tripla. Arriva Prime, niente da fare, allontanata Enigma. Davvero qui l'hanno preso la lettera Michael Bay. Veramente, come diciamo sempre, manca soltanto la colonna sonora dei Linkin Park e potevamo benissimo avere un trailer per Irch spettacolare, così come la parata di Hyder su Dead. Ai Prime la tiene lì, pressione. Sorius deve ripartire, adesso sono 3 i gol da recuperare. È dura per questi Exceed. L'Ifox viene saltato, allora Hyder deve dargli manforte. Però c'è Ai Prime, la palla che rimbalza, dove c'è da Wuff, che sfida Ai Prime, Hyder e lo salta. L'Ifox adesso alza la pressione No Fear, ma Exceed riesce a trovarsi spazio per riprendere respiro. Ai Prime non trova il tocco col pallone, lo aiuta da Wuff. Hyder deve ripartire dal corner, ne salta uno, non il secondo che ha i Prime. Adesso vedo un po' in difficoltà gli Exceed, che non riescono più a costruire come a inizio serie. Da Wuff invece galvanizzati No Fear da questa vittoria che stanno maturando. Eccolo da Wuff che lascia per i Prime.
Aider dritto per dritto sulla sfera, poi Dead Monster però. Sta arrivando lì Fox che cerca il tocco per Aider. Aider cerca Red Eric sotto la traversa. Aider! Ma che gol ha fatto! Ma che cosa ha pescato qui il lancio lungo di Lee Fox. Spalle alla porta, si gira, redirect di qualità, trova all'interno della traversa, nulla può fare da Wolf che si ritrova lì nella traiettoria del pallone e finisce per ribadire dentro in rete. Ma il tocco di Aider, girato, occhio! Aider di nuovo! Aider di nuovo! Le riapro gli exit, 54 alla fine! Aider! Non è finita, non è finita, seguiamoci adesso questo ultimo minuto. Aider, doppietta in 2 secondi, vuole tener vivo il record degli exit. 54 secondi di passione. Aider tocca questa sfera, su cui si lancia Sorius, a contrasto con iPrime, arriva anche lì Fox, dritto verso il palo. Poi da Wolf prova a costruire qualcosa dalla side. 40 secondi. Da Wolf fino in fondo. Da Wolf. Sorius lo ferma. Ai Prime è rimasto lì a fermare Sorius. La palla schizza verso la side. Da Wolf a vuoto. Lì Fox verso la porta. Dead Monster in qualche modo gliela toglie. Ma sta arrivando Aider, che la alza verso la back. Palla che spiove. Da Wolf ad allontanarla però dove c'è Aider. Aider tocca dentro. Arriva lì Fox. La palla rimane lì. Sorius per non mollare. Sorius, la palla dentro, Sorius, niente da fare, sono ripartiti adesso in Ophir. Aider deve cercare di costruire qualcosa con 9 secondi sul cronometro. Eccolo Aider, arriva anche dagli ma forte Sorius, niente da fare, si è intromesso da Wolf. Lì Fox a saltare il primo pressing, non il secondo che è quello di Dead Monster. Un secondo alla fine, la palla cade è per finita! Terra! È finita! In Ophir Gaming vincono questa sfida gara 5, se l'erano promessa e hanno mantenuto quello che avevano detto in live, gli Exceed. Perdono l'imbattibilità all'ultima giornata, ma questo è solo l'inizio di una rivalità che vedremo ai playoff. Allora sono umani, sono battibili, si wow. Può fare, ci sono andati vicino gli Sport Empire, ma in Ophir ce la fanno finalmente all'ultimo play day, proprio con le ultime forze riescono a buttare giù i giganti e quindi... 2 punti importantissimi per loro in fase classifica, ma questi exit si troveranno quell'uno fastidioso nelle stats delle sconfitte. Record di punti c'è, ma secondo me questa non andrà loro giù. E vedremo ai playoff che cosa succederà. Si è appena accesa una rivalità che aspettavamo prendesse fuoco da metà campionato e quindi ragazzi seguite ancora l'IR perché da qui in poi... è tutto sempre più emozionante. Andiamo a sentire Nick anche in analyst come l'hanno vissuta questa partita e come l'abbiamo vissuta. Impressionante. Cari Kuma e Nick, mamma mia, è successo la Ru. Tra l'altro sul finale hanno rischiato veramente in Ophir di buttare via tutta l'ultima partita e farsi recuperare perché gli Exceed non ci stavano. Che cambio di passo hanno fatto gli Exceed sotto 3 gol a un minuto dalla fine, ma Dio santo. Veramente un ma game divertente. Ma cos'è sta roba? Bellissimo. Però attenzione perché questa partita apre tutta un'aspettativa. Adesso non vedo l'ora di andarmi a vedere la finale. E tra l'altro ufficialmente, purtroppo per Exceed, record rovinato, o meglio pareggiato, quindi entreranno comunque... tra virgolette nella storia perché guaiano il record di 39 punti che prima di oggi apparteneva ai No Time e ai Navi, quindi entrano anche gli Exceed a pari merito al primo posto con questo record di punti. Mamma mia che bella partita, assolutamente, è comunque un record notevole. Tra pochissimo avremo qui in Analyst Desk chi? Colui che le aveva promesse? Sì, per caso. Dai, adesso cercavo le parole perché non volevo proprio dare tutto il merito, perché sicuramente il merito è sempre della squadra, ma sicuramente l'uomo che ha dato una svolta a questi No Fear, e ci dicono che è pronto, quindi facciamo entrare qui con noi da Wolf. Eccolo qua. Da Wolf. Dio, ma è successo. Da Wolf, l'avevi promessa? L'avevi promessa e è arrivata. Non c'è tanto da dire, diciamo.
Quindi l'avevo detto, è successo, ovviamente. Quindi, qualche Però altra domanda? lasciati provocare un po' così quel recupero che vi ha fatto alla fine, eh? O no? Ma agli spettatori è piaciuto, quindi c'è stato. Senti, è piaciuto a tutti, mi sa. Un po' Arrabbiatissimo. meno a voi quell'ultima parte di gara 5, Ah, un po' secondo di me. brio. Un Ah, po' di dici. brio. E niente. È proprio così. Che ci puoi fare? Guarda, allora te la faccio Ah, io una domandina, complimenti. no? Visto che effettivamente siete stati gli unici a battere Xyd, ok? Avete effettivamente capito i loro punti deboli o semplicemente, come dici tu, siete più forti? Allora, siete più forti è un parolone, però le capacità c'erano, perché avendolo detto sapevo che capacità ci fosse. E in realtà, ti dirò, abbiamo giocato solo come sentiamo di giocare, il nostro modo. Ci abbiamo provato, siamo riusciti, quindi è andata bene. E ai Prime hai avuto anche tu l'impressione che forse non hai iniziato questa serie nel meglio dei modi. Spesso il positioning non era completamente perfetto. L'ho visto un po' sottotono rispetto a tutto il campionato in cui gli avevamo fatto grossi complimenti che stava veramente crescendo e maturando. Forse ha sentito un po' la pressione di questa dell'inizio della serie. Poi dopo è tornato il vero ai Prime, però all'inizio l'ho visto un po' sottotono. Dopo game 1, allora il primo game Prime era sotto pressione e si è visto, però dopo il primo game una piccola parlata con i Prime si è risolto tutto. Sinceramente abbiamo detto gioca come tu sai fare, come vuoi, tranquillo, cioè, ci stiamo divertendo, quindi tranquillissimo e ce l'ha fatta. Perché effettivamente conosciamo che probabilmente il limite di Ai Prime in questi anni è sempre stato il fatto di magari andare un po' in panico nei match che contano. E avevo paura che stesse succedendo questa cosa, che effettivamente stava per succedere, ma siete evidentemente stati bravi a reagire nel modo giusto e a parlargli nel modo giusto. Quindi bravi, perché senza anche l'apporto di Ai Prime questo game sarebbe andato tutto in un altro modo, secondo me. Sì, anche secondo me. Voglio chiederti una cosa adesso che ti abbiamo qui da Wuff. Allora, da quando c'è stato il mercato di riparazione con il tuo ingresso in squadra, Nofear, avete soltanto vinto, a parte quello sgambetto contro Wibidu, che voglio chiederti, perché stona nella vostro girone di ritorno? In quella partita lì cos'è capitato? Cioè, dato che comunque molto probabilmente ve li ritroverete. Eh sì, Anzi, la prima perdonatemi, sfida sarà proprio contro matematicamente, Webidoo, sì. esatto, sarà proprio contro Wibidu, esatto, perdonatemi. Lì cos'è successo secondo te? Perché quello sgambetto? Allora, non vorrei mettere mani avanti o cose del genere, però diciamo un periodo un po' brutto, nessuno aveva tante ore, quindi potrebbe essere quella la scusa, però mi sono sentito che non stavamo giocando al nostro modo come. Solo in quel modo noi possiamo perdere, cioè, altrimenti non è un flex, però diciamo si è visto anche stasera. Giocando al nostro modo non è sicura la vittoria, però ci divertiamo e si vede anche in campo. Però contro Webidu non siamo riusciti a giocare come volevamo, quindi è stato abbastanza difficile, complimenti a loro. Guarda, io mi Io riattacco a questa domanda tua di Coli, scusami. vai. Visto che adesso avete affrontato sia Webidoo che Xyd, ok? Ed effettivamente tutti pensavano che con Webidoo sarebbe stata più semplice e contro Xyd più complicata, poi alla fine in realtà avete perso contro Webidoo e avete vinto contro Xyd. Ribadisco il fatto che la prima partita nei playoff l'avrete proprio contro Webidoo. Secondo te, tra Webidoo e Xyd, gli Webidoo di adesso, che secondo me sono cresciuti molto rispetto a qualche giornata fa, c'è tanta differenza o secondo te sono lì e quindi saranno tutte veramente le partite combattute? Secondo me i Webidoo, come hai detto anche te, hanno fatto un miglioramento incredibile. Gramma è cambiato da così a così, veramente un È giocatore fortissimo. straordinario. Sì. Veramente incredibile. E mi fanno paura, cioè, sono abbastanza non preoccupato, però sarà Non puoi veramente abbassare la guardia. un Sì, impostor. sai che è un Sì, non posso avversario abbassare la guardia. da temere comunque. Esatto. Quindi
Quindi rispetto agli Exceed, secondo me, io diciamo mi incutono un po' più di, non so, timore, come posso dire, non lo so, però contro gli Exceed mi sono sentito più a mio agio, non so, sarà un fatto di playstyle o cose del genere, però mi sono sentito un po' più a mio agio contro Exceed che contro Webido. Anche magari il fatto di conoscere meglio magari Aider e Sorius e il loro modo di giocare, probabile, perché giocate da tanto insieme, sì, e magari dall'altra parte Mingo, Lasa e anche Gramma, che rispetto ad Aider e Sorius comunque conoscete di meno, può essere un fattore che ti faccia stare più tranquillo a giocare contro Xil. Ci può stare. Sicuramente. Beh, allora, niente, noi non vediamo l'ora di vedere i playoff. A questo punto ci aspettiamo battaglia pura in tutti i match. Ci vedremo a playoff. Complimenti. Grazie ancora, Davuf. Complimenti. Grazie. Bravissimi. Wow. Bella, chi bella, bella. No, beh, chi l'avrebbe mai detto? Cioè, lui l'aveva detto. Bella. E lui l'aveva detto. Chi l'avrebbe mai detto? Davuf l'aveva detto. Sì. E sono riusciti a mantenere la promessa. Mamma mia. E così abbattono, fanno cadere i giganti di questa Season 8 in Ophir, che portano a casa la partita per 3-2 contro proprio i capolisti Exceed. Il tempo corre, Lauro, è già ora di introdurre, sì, non c'è respiro stasera, è già ora di introdurre quello che sarà il terzo match. Fammi chiudere un po' di line-up, che qua questa sera veramente non ci fanno respirare. Il terzo match è un altro match che andrà a dare degli esiti, ovvero il match tra Cagliari Calcio e Webido Gaming. Cagliari Calcio, che hanno nel loro roster Alex 19, Wesley, Sicherino e Yas, dal lato invece Webido Gaming, Gramma, Mingo, Lasa e Borrell. Wow, anche qua, visto il primo risultato, ci sono delle cose che possono succedere, e stasera c'è aria di cose che possono succedere. Decisamente molto più importante per Cagliari questo match. Arrivati a questo punto, poteva essere molto importante anche per Webido, ma in realtà con quello che è successo durante l'arco della serata diventa essenziale solo per Cagliari, perché in questo momento Cagliari è stata superata da HG, che sono avanti di un solo punto. Quindi Cagliari devono cercare almeno un punticino in questo game, perché con un punto andrebbero a pari punti, scusate la ripetizione, con HG, ma in vantaggio di scontri diretti passerebbero avanti i ragazzi di Cagliari e guadagnerebbero così una posizione e un seed migliore per il Relegation Tournament, cosa comunque non da sottovalutare, perché ripeto, anche il livello in B piano piano si sta alzando e non sono da sottovalutare i team che si andranno ad affrontare nel relegation. Dall'altra parte abbiamo Webido, invece, che in questo momento è stata scavalcata in seconda posizione, appunto, da Innofear Gaming dopo la vittoria contro Exceed, ma come detto prima è una posizione che conta solo a livello statistico, no? Poter dire magari di aver chiuso il campionato, la fase campionato in seconda posizione, ma a livello di vantaggi cambia veramente nulla, perché ripeto, seconda e terza saranno le prime a scontrarsi, quindi matematicamente Webido e No Fear Gaming saranno sarà uno scontro, uno dei primi scontri nei playoff. Io tra l'altro, scusami Goli, ecco, sì? Stavo proprio parlando che per questo match sono andato due player, secondo me sono andato a prendere le statistiche di due giocatori un po' simbolo di questi due team, esatto, un po' simili, nel senso che probabilmente quello più in forma in questo momento da parte di Cagliari e Sicherino, ma di Webido Gaming non è Lasa, ma magari Gramma, visto il finale di stagione che sta facendo. Però vedo questi due giocatori che hanno un ruolo abbastanza simile nei team, fanno un po' di tutto, ma entrambi sono veramente molto aggressivi, cercano di andare sempre a portare pressione al team avversario, di non farli uscire facili. Li vedo simili nello scopo che hanno in team, non simili come giocatori. E andando a vedere un po' anche le statistiche, possiamo vedere che bene o male sono lì. Possiamo notare una grande differenza probabilmente negli assist, perché Sicherino generalmente va magari a dar fastidio al team avversario da primo uomo, però poi non fa il passaggio decisivo, crea quel fastidio che poi permette al secondo uomo di andare a creare un'azione col terzo uomo,
e probabilmente far segnare di più il terzo uomo. Mentre Laza è uno proprio che quando va a recuperare il pallone poi diventa anche decisivo nello svolgere l'azione effettivamente offensiva e creare delle azioni da gol per i suoi compagni di squadra. Poi tutto il resto, come vedete, potete benissimo vedere, sono più o meno lì tutte le statistiche, ribadendo comunque il fatto che in questo gioco le statistiche lasciano il tempo che trovano, non sono così indicative, ma possono darci comunque un'idea. Ma secondo te quindi questi potrebbero essere i due giocatori che potrebbero far pendere l'esito del match, o comunque rimangono da non sottovalutare gli altri giocatori, come citavi prima Gramma, che sta avendo delle prestazioni, insomma lo stiamo vedendo in un ottimo momento di forma? Questi sono due giocatori che fanno tanto lavoro e si vedono molto quando andiamo a vedere le partite, ma se dovessi scegliere due giocatori, uno da entrambi i team, in cui la loro prestazione conta veramente tanto all'interno del team, prendo da una parte Gramma, perché quando riesce a trovare effettivamente il suo equilibrio sia in fase offensiva che difensiva, e quindi non chiudersi a fare solo una cosa ma fare tutto il suo gioco a livello completo, dà veramente una grande mano al suo team. Dall'altra parte invece prenderei Wesley. Quando Wesley non performa, tutto il team non performa, perché Sicherino da solo non può bastare. Lo abbiamo analizzato, non so se la scorsa o due giornate fa addirittura, e vedevamo Sicherino praticamente che era aveva il doppio o il triplo di punti di tutti i suoi compagni di squadra messi insieme, di Alex 19 e Wesley, ed è stata probabilmente la giornata più brutta di Cagliari. Ha coinciso con l'unica, a mio modo di vedere, giornata super negativa di Wesley. Quindi ribadisco il fatto che Wesley da una parte e Gramma dall'altra sono quei giocatori che possono tenerti in equilibrio i due team. Poi da una parte c'è Laser e Sicherino, che vanno a mettere pressione e riescono a creare offensivamente le azioni di che ti portano poi all'eventuale gol. Ma la bilancia sta da Gramma a Wesley. Quindi ricordiamo che in questo match Cagliari andrebbe a spegnere le speranze di HG di chiudere la regular season in sesta posizione solo vincendo due game. Perché anche se perdessero per 3-2, no, potrebbero a casa